fatto lì, Sì, me lo freghi mica. Voglio leggere un po' quella che è la carriera di Giuseppe Lori, visto che abbiamo assegnato questo premio proprio per la sua carriera ricca di successi. Allora, diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, ha lavorato con registi come Luca Ronconi, Richard Attenborough, Giuliano Montaldo, Orazio Costa Giovangili, Gianni Amelio, Roberto Faenza, Franco Giraldi, Doris Simboni, Ruggero Giannotti, Andrea Camilleri, Mario Landi, Giorgio Pressburger, Gennaro Crescini. Io vi ringrazio, questa è una sorpresa, ma tutti questi nomi è normale per chi fa l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e poi subito dopo viene coinvolto dal mondo della comunicazione, quindi dal cinema, radio, televisione, eccetera. Doppiaggio. Ecco, vi ricordo, non so, vi ricordate il tigrotto Svicolone? Svico tutta la macchina, casco e mi rompo la schiena. Ecco, quello è stato doppiato. Grazie ad Antonio e ho partecipato al discorso dei cecconi,
io ho detto che i proventi della vendita di oggi, ho già parlato anche con l'associazione del Vittorio, voglio che vadano tutti interamente, quelli di oggi, alla fondazione Stefano De Cecconi. È una cosa che avevo già detto Antonio, ne avevamo già parlato, quindi io sono, che quello che interessa a me non è tanto guadagnarci, ma ovviamente che la gente lo regge. Se poi i soldi vanno a persone che hanno più bisogno di me, sinceramente, per fortuna, ho un lavoro che mi permette di non avere grossi problemi, sono molto più contento, perché appena mi ha detto lo scopo della fondazione comunque quello di aiutare i bambini e l'associazione Onlus ha come scopo finale quello di aiutare i bambini che sono più bisognosi. Sono stati distribuiti in questi ultimi 5 anni circa 100.000 euro in donazioni che sono finite ad altre associazioni o sono finite ad altre strutture, ad esempio circa 5.000 euro ogni anno vengono date all'ospedale pediatrico nostro a Pisa, 7.000 euro sono mandati ad un'associazione che si occupa di inserire bambini Down in società, altri 5.000 sono andati a finire per un ospedale aperto in Senegal. Quindi in questi 5 anni dalla morte di Marco, che è avvenuta appunto il 21 agosto del 2004 in una bellissima giornata di sole, dove lui non ha, senza nemmeno una remora, si è tuffato, è andato a prendere il primo bambino, l'ha messo sullo scoglio, nonostante fosse stanco è andato ancora in acqua a prendere il secondo, l'ha messo anche quello sopra lo scoglio, perché è una storia che noi pisani conosciamo benissimo, io conosco benissimo la famiglia e ogni volta che la rammento la sento particolarmente. Si è tuffato per andare a salvare il secondo, però lui non ce l'ha fatto. Da quel gesto è nato il fatto di volerlo ricordare ogni anno con questo premio, che hanno voluto dare il nome premio, in realtà è una donazione del più nemmeno. E quindi oggi ho voluto appunto che rimanesse lui qua, perché volevo che qualsiasi cosa, che ne venda uno, che ne vengano 5.000 di oggi, quindi è stato difficile, ho detto, vabbè, comunque tutti quelli che ho portato, quelli dei proventi di oggi andranno tutti alla fondazione. Poi, fatta questa dovuta precisazione, che è molto importante, iniziamo a parlare con i debiti. Facciamo solo una piccola premessa, no? Poi vi chiederete perché siamo in fretta. Noi abbiamo deciso, proprio per portare in giro, per promuovere la cultura, di mettere insieme tre stili diversi di scrittura. Lui è il vero poeta, Michele e io abbiamo partecipato a questo concorso, è il nostro primo concorso unico di poesia, così per gioco. Lui scrive, non si dice. Ma normalmente lui scrive Giallo Gialli, thriller, e io prioritariamente noir e altre cose. Beh, comunque, lui e io siamo scrittori, stiamo più che altro libri, romanzi, non tanto poesie. Quello che vogliamo proprio fare, abbiamo già fatto un giro, questo è uno dei posti in cui ci fermiamo, ma stiamo girando diversi posti in Italia, per portare in giro la cultura, perché crediamo proprio, come hanno detto prima anche loro, o anche lui stesso, che le persone potranno migliorare solo quando poi apriamo la mente e quando si porterà sempre più in alto la cultura. Questa è proprio una piccola premessa, no? Poi vi lasceremo.